Dunque, Sarzana sicuramente della farinata straordinaria, focaccia strepitosa, una pasticceria incredibile e quindi un valore assoluto, oltre all'attenzione al contenuto delle cose, ai rapporti con le persone, alla mente, eccetera. Io qui ho avuto il piacere di parlare di cinema, della mia storia un po' strana nell'ambito dei racconti cinematografici, ma anche l'occasione di fare i primi autografi di un libro che si chiama Noi Due, che esce in questi giorni per Rizzoli e quindi è stato anche un bel aggancio per un feedback col pubblico. Viva la focaccia, sempre molto buona. Ma un film comunque nasce da una fase di scrittura e la dimensione quindi dello scrivere è naturale per uno che diciamo è autore. Io non sono solo regista, ma scrivo anche, poi addirittura monto anche i miei film, quindi c'è un rapporto forte con la storia. La cosiddetta letteratura, un romanzo, sono una dimensione leggermente diversa, però poi in fondo si raccontano storie di persone, di uomini. Ed è quello che mi affascina, l'andare in giro per il mondo, ascoltare, conoscere, e rubacchiando un po' in qua e in là, a costruire le cose magari totalmente inventate, ma che hanno una forte dimensione di realismo.